Eccellenza, buona domenica. Eccellenza, Buona domenica, Mario. siamo sotto la pioggia, un po' di gioia, continua un po' il maltempo e però, come abbiamo detto anche la settimana scorsa, è il tempo suo. Eccellenza, allora partiamo dal Vangelo di questa domenica, un Vangelo che potremmo sintetizzare un po' sul tema della conversione, perché Gesù incontra delle persone, incontra dei pescatori nella fattispecie e diciamo, li convince o comunque li invita a seguirlo, quindi a seguire lui e a seguire il Vangelo. Potremmo sintetizzarla così il Vangelo di quest'oggi. La conversione, il cui contenuto è la sequela. Per cui convertirsi vuol dire cambiare direzione, fissare un obiettivo, una meta e orientare la vita verso quell'obiettivo, quella meta. Allora l'invito a convertirsi e a distogliere, è l'invito a distogliere lo sguardo da sé, dal mondo e dalle cose del mondo, per rivolgere lo sguardo, il cuore e l'intelligenza verso il Signore. Vale a dire, verso colui che è accolto come origine e compimento della propria vita. Ecco, la conversione non è l'invito a uno sforzo moralistico. La conversione non è l'invito a fare un proposito buono. La conversione quindi non è una propria capacità. Non sta come dire, nella nostra disposizione. La conversione sta nella nostra libertà a guardare verso la meta giusta. La meta che non scegliamo noi, ma che è già data, e quindi a riconoscerla. Ecco perché il Signore chiede la sequela. Chiede la sequela, ma questo in tutti i brani del Vangelo, ascoltato ultimamente e ripetuto continuamente. Venite e vedete, domenica scorsa, adesso vieni e seguimi. Vieni e seguimi perché? Perché se la vita cristiana è un incontro, allora il contenuto di questo incontro è Cristo stesso. È Cristo stesso. È da accogliere, ma anche e soprattutto da seguire. Allora, la sequela è la forma della vita cristiana, non solo la formula, non solo cioè quindi il metodo della vita cristiana, ma è la forma, cioè la sostanza della vita cristiana. Teniamo presente una cosa, che i discepoli di Gesù non andavano a scuola da Gesù per imparare e poi sostituirlo. Andavano a scuola da Gesù perché era bello stare con Gesù, perché bastava loro stare con Gesù. Non volevano prendere il suo posto, volevano stare con lui, diventare suoi discepoli, lasciando tutto. Era, come dire, l'aspirazione più grande, quella di stare con lui, perché quello stare bastava alla loro vita. Questo brano del Vangelo, che è messo, diciamo così, in un contesto di chiamata, perché anche oggi i primi vengono chiamati, questo brano del Vangelo ci dice anche che il tempo è compiuto. Cosa significa allora che il tempo è compiuto se viene chiesto di seguire e viene chiesta la conversione? Il tempo compiuto vuol dire che tutte le promesse di Dio sono ormai compiute. Con la venuta di Dio sulla terra, con l'incarnazione, tutte le promesse sono compiute. Allora l'invito ai discepoli qual è? È quello di gustare
i frutti dell'incontro con il Signore, cioè di gustare i frutti di questa promessa compiuta. La vita del cristiano è una vita bella, è una vita compiuta, è una vita realizzata. Ed è realizzata perché la promessa di Dio è realizzata. Allora, se vogliamo sintetizzare, diciamo in poche parole, il messaggio di oggi è l'invito di Gesù a seguirlo, perché in questa sequela sta il contenuto della conversione personale. La cui conversione non consiste nel cambiare, come dire, stile di vita, ma nel cambiare direzione. E nel cambiando direzione, andando dietro a Gesù, cambia anche la vita, cambia anche lo stile di vita, cambia anche il modo di vivere e la propria vita diventa morale. La vita morale è la vita vissuta dietro a colui che è origine e compimento della propria vita. Eccellenza, colpisce nella lettura di questa domenica del Vangelo la disponibilità, la veloce disponibilità, mi verrebbe da dire, insomma, ecco, da parte di questi pescatori, no? Se volessimo riportare questi episodi all'attualità, sicuramente noi uomini e donne, ovviamente, presi probabilmente da tanti orpelli, da tante sovrastrutture, magari no, se viene una persona a proporti qualcosa di importante, di beh, ci devo pensare, vediamo, riflettiamo. Invece lì c'è proprio in quel caso, in quei casi evidenziati, c'è proprio un mettersi a disposizione, no? Dichiarare una disponibilità senza se e senza ma. Insomma, è difficile di questi tempi, insomma, ecco, però ci sono anche. No, Sì. Mario, non è una questione di tempi, è una questione di cuore ed è una questione di proposta. La proposta di Gesù è autorevole perché lui appare autorevole, perché lui immediatamente appare talmente, come dire, convincente nel suo proporsi, per cui diventa quasi irresistibile la proposta. E dall'altra parte il cuore dell'uomo immediatamente si ritrova in quella proposta, quasi a voler dire: ma guarda un po', era proprio quello che cercavo, cercavo proprio questo. Per cui non è, ecco, ribadisco, non è una questione né intellettuale, per cui bisogna fare convincere, bisogna convincere i volontari, bisogna convincere i costruttori, bisogna convincere qualche altro a seguire. No, è per attrazione. Ci dice Papa Francesco, è per attrazione che i discepoli vanno dietro a Gesù, cioè la vita di quell'uomo, per come appariva davanti ai propri occhi, era attraente, lui e la vita sua. Per cui la cosa più ragionevole di questo mondo, più umana di questo mondo, era quella di lasciare tutto e seguirlo. Questi qui hanno lasciato il padre, lasciarono subito il padre e andarono dietro a lui. Neanche dire lo seguirono, andarono dietro a lui. Certo. Andare dietro perché? Perché era attraente, perché era una promessa bella, corrispondeva al desiderio del cuore. Cioè la vita cristiana è proprio così, proprio perché non è una dottrina, non è frutto di un ragionamento e quindi non bisogna perdere tempo. Allora, o immediatamente ti colpisce e accade quell'incontro imprevisto, sorprendente e sconvolgente. Ogni incontro, quando è vero, è imprevisto, sorprendente e sconvolgente. La vita cambia. Ecco, sono quegli incontri belli e che immediatamente ti appaiono, come dire, buoni per la tua vita. E allora accade il cambiamento. Altrimenti siamo su un altro livello che non è quello esistenziale e quel livello lì difficilmente arriva al cuore. Eccellenza, sappiamo che ieri ha partecipato ad un incontro da remoto, no? Si dice legato al documento Fratelli Tutti, documento scritto, vergato
da Papa Francesco. Questa iniziativa è stata organizzata dal Rotary di Senise, Signa Senise. Ecco, c'è del movimento, insomma, lei auspicava, insomma, ecco, che un po' la società, un po' i vari settori della società potessero mettersi in moto per promuovere e per approfondire questo importante documento. Ma certo, ma noi lo stiamo anche studiando a vari livelli, in vari ambiti della vita della diocesi, diciamo così, in connessione anche con la Laudato Si. Per cui, fratelli tutti, va letto in simbiosi con la Laudato Si. E noi questo lavoro lo stiamo facendo domenica scorsa, diciamo, ad opera della CDAL, ma con la partecipazione di tantissime persone, sempre online, abbiamo fatto il secondo incontro, il secondo focus sulla Laudato Si', e ci ha portato anche a un'immagine di Chiesa, ma anche a un'immagine di presenza della Chiesa nella società. Fratelli tutti ci dice una cosa semplicissima, che siamo tutti fratelli perché figli dello stesso Padre, cioè il fondamento della fraternità e la paternità di Dio. Non a caso questo documento è il frutto di un incontro ecumenico, anzi di un incontro interreligioso, per cui è scritto da Papa Francesco, ma lo stesso Papa Francesco al numero 5 dice che buona parte del contenuto è come il frutto di quel colloquio, di quell'incontro avuto ad Abu Dhabi con il grande imam. Allora è evidente che una prospettiva così universale, ma anche una prospettiva così larga, ci interpella e ci interessa. Assolutamente. Eccellenza, oggi è anche la giornata delle comunicazioni sociali, se non vado errato, è la 54esima giornata, quindi un impegno che viene da lontano su un tema molto particolare, sempre più delicato. Mi colpiva, Eccellenza, un po' la riflessione di Papa Francesco, che è entrato davvero nel merito proprio concreto delle questioni, parlando del giornalismo, delle positività. Ha lodato chi fa giornalismo d'inchiesta, però ha anche tirato le orecchie a chi diffonde notizie, le famose fake news, no? Quindi notizie false o comunque tendenziose, che vanno a creare confusione. Il Papa ha rimarcato molto questo aspetto, perché siamo in un momento storico in cui davvero anche dire una serie di cose può davvero generare danni, può generare danni. Ecco, Eccellenza, come la diocesi vive questo momento? E poi ovviamente vorremmo anche una riflessione da parte del Vescovo Orofino sull'importanza ovviamente delle comunicazioni. Allora, partiamo innanzitutto da quello che Papa Francesco, proprio nella Fratelli Tutti, dice in riferimento alla comunicazione. È una cosa bellissima. A un certo punto, al numero 42, dice così: il rispetto verso l'altro si sgretola, e in tal modo, nello stesso tempo in cui lo sposto, lo ignoro e lo tengo a distanza, senza alcun pudore, posso invadere la sua vita fino all'estremo. Questo è il vero pericolo di una comunicazione sconsiderata che, diciamo, esula dal rispetto rigoroso della dignità delle persone come degne, come portatrici di una dignità sempre e comunque. Vale a dire, Papa Francesco ci dice: quando la comunicazione diventa spregiudicata e invadente nella vita delle persone, allora il rispetto per la dignità delle persone scompare, e questo lo porto come fatto negativo. Però, ovviamente, Papa Francesco ci dice questo
nel contesto di una bellezza e di una grandezza della comunicazione, perché mette in rete le persone, mette in rete diciamo, gli aspetti positivi, mette in rete la bontà, mette in rete la fraternità. Per cui la comunicazione di per sé è un bene, ecco il pensiero di Orofino. Di per sé è un bene la comunicazione. I mezzi della comunicazione sociale sono mezzi importanti, lo stiamo usando anche adesso noi. Per cui se io dico sciocchezze, questo mezzo comunica sciocchezze. Ma se io dico qualcosa di buono e di vero, può aiutare qualcuno a una riflessione. Allora i mezzi della comunicazione sociale sono mezzi. La grandezza e la bellezza di questi mezzi o di quello che i mezzi portano dipende da chi usa questi mezzi. Ecco la grande responsabilità nostra, la responsabilità di chi usa i mezzi, la responsabilità di chi gestisce l'uso dei mezzi. Proprio in questi giorni abbiamo sentito parlare, mi sembra ieri, abbiamo sentito parlare che hanno chiuso un certo collegamento per una fascia di età inferiore ai 13 anni per le conseguenze nefaste dell'uso di questi mezzi. Ecco, anche qui ancora una volta abbiamo l'uso morale del progresso scientifico, l'uso morale dei mezzi che ognuno di noi ha a disposizione. La comunicazione sociale in diocesi è importante e il sito della diocesi crea proprio una rete. Tu stesso, attraverso questa rubrica, ma anche attraverso i tuoi servizi, attraverso il tuo mensile quindicinale, mi sembra, l'Eco, attraverso questi tuoi mezzi di comunicazione, presti un servizio non solo alla comunità cristiana, e di questo io ti voglio dire grazie, ma presti un servizio a questo territorio. Cioè questo territorio ha bisogno di, come dire, di queste finestre aperte sulla realtà. E la realtà entra nelle nostre case attraverso questi mezzi, ma la realtà nello stesso tempo, o meglio, nella realtà arriva anche il nostro pensiero, anche il nostro affetto, arriva il bene che riusciamo a dire e riusciamo a fare. Senza comunicazione sociale non c'è progresso della società. È veramente importante comunicare. E stiamo notando come anche in un tempo in cui, come dire, la velocità della comunicazione fa la differenza, resta ancora una volta la carta stampata, ma resta tutto questo vasto mondo della comunicazione come fondamentale per creare comunione, per creare fraternità, per mettere le persone in rete. Eccellenza, ultime due domande, diciamo una politica, però la facciamo alla fine perché magari basterà solo una battuta. Invece, non perché è più importante, ma insomma, noi l'altra settimana abbiamo parlato delle comunità di recupero, abbiamo parlato di San Patrignano, ed è capitato, una coincidenza ovviamente, che proprio nei giorni scorsi tra Matera, Irsina e poi anche la Puglia vi è stata quella vicenda molto brutta che sicuramente il Vescovo Orofino ha letto, e cioè che vi era un gruppo, insomma, che poi fortunatamente è stato arrestato, che utilizzava addirittura i bambini per trasportare la droga. Una brutta pagina, tra l'altro, che si lega anche ad una iniziativa che vi è stata dal versante tirrenico della diocesi a Rivello, dove è stato ricordato un giovane appunto di questa città che purtroppo morì qualche anno fa all'interno, insomma, di una vicenda molto particolare, dove però purtroppo c'erano gli stupefacenti e c'era lo spaccio. In questo incontro a Rivello, eccellenza, veniva fuori un po' la necessità, l'esigenza di riaccendere i riflettori su questo tema. Ecco, eccellenza, la domanda è questa: dal suo osservatorio, che è un osservatorio molto prezioso e molto importante
avverte che vi è una ripresa di questo fenomeno, c'è un rischio concreto, ecco, che pensiero ci evidenzia? Eh sì, purtroppo questa vicenda di Irsina, e non solo questa vicenda chiaramente, ci dice che il problema c'è, che riguarda i nostri paesi, anche i nostri piccolissimi paesi, e che riguarda le nostre famiglie. Teniamo presente che nella vicenda di Irsina, se non ho capito male, diciamo, erano forse proprio gli adulti. Parenti, non so, della famiglia a usare i più piccoli per lo spaccio. Comunque erano persone adulte. Allora qui la nostra responsabilità. Il problema non sono i ragazzi. I ragazzi recepiscono da noi insegnamenti e comportamenti. Noi adulti abbiamo una grande responsabilità formativa, educativa e quindi culturale. L'abbiamo personalmente, l'abbiamo come famiglia, l'abbiamo come chiesa, come parrocchia, l'abbiamo come società. Ecco perché ogni spia che si accende è un allarme per ognuno di noi e ogni volta che si accende una spia vuol dire che qualcuno di noi non ha fatto fino in fondo il proprio dovere. Sarà la mamma, sarà il papà, sarà l'insegnante, sarà il sacerdote, sarà un altro, ma vuol dire che qualcuno ha omesso o un po' di attenzione oppure ha omesso qualche intervento o altro. Ecco, il dramma della droga è presente, è una sfida, non solo la droga, anche altro, l'alcolismo. Il gioco sono delle dipendenze che fanno danno, sono delle dipendenze che creano schiavitù, sono dipendenze che non lasciano fuori nessuno. Siamo continuamente a rischio, ecco perché occorre tenere alta l'attenzione su queste problematiche. Io non mi stancherò mai di ripetere che il compito che abbiamo tutti insieme è quello educativo. Lo abbiamo detto 2 anni fa con la Commissione diocesana per l'educazione e la scuola, lo vorrei ripetere ogni giorno. Questa è la vera sfida che abbiamo noi con il mondo giovanile. E i giovani ci interpellano e ci chiedono aiuto. A noi la responsabilità di rispondere nel modo adeguato. Assolutamente sì, e tra l'altro, Eccellenza, mi permetto sommessamente di aggiungere che gli oratori e tutte le forme di aggregazione sono fondamentali, vanno assolutamente, già lavorano tantissimo, ma vanno ulteriormente spinti, rilanciati perché rappresentano davvero un baluardo importante contro queste devianze. Eccellenza, ultimissima domanda, una battuta più che insomma una vera e propria domanda. Sappiamo che, e questo ci piace, il vescovo Orofino si innerva, no? Nella società, nella diocesi, ed è importante questo perché così si è concretamente vicini alla popolazione. Stiamo vedendo osservando insomma tutta una serie di vicende politiche, quelle nazionali insomma sono molto gravi, molto difficili, però proprio in queste ore sta scoppiando un caso Basilicata, nel senso che sembrerebbe insomma che il governo regionale ha qualche affanno, ecco, senza ovviamente, perché non ci permetteremmo mai di insomma di invischiare il vescovo nelle polemiche. Tra l'altro c'è un assessore importante della giunta che insomma si è molto arrabbiato, ha dato le dimissioni sono state non accettate perché il presidente della regione ha dato fiducia all'assessore Cupparo, stiamo parlando di lui. Ecco, che idea si sta facendo? È perché davvero siamo in una fase molto difficile e se queste cose, se diciamo il governo regionale ha delle difficoltà, i problemi aumentano, certamente non diminuiscono. Allora, la prima cosa è
è questo. Voglio subito, diciamo, sgombrare il campo da dubbi. Il vescovo Rufino non fa politica, fermo restando che ogni persona è politica, cioè per il fatto stesso che vive, che agisce e che sta nella società. Il vescovo Rufino è attento alla realtà. Al vescovo Rufino piace stare nella realtà con gli occhi aperti e partecipare ai processi della società. È chiaro che a qualche politicante può dar fastidio che un vescovo non dice solo il rosario, perché il rosario lo dice il vescovo Rufino e prega il vescovo Rufino, però che guarda la realtà, sta nella realtà, accompagna la realtà. Non si interessa dei partiti, non si interessa dei partiti. Una mattina facendo un incontro, un noto consigliere regionale ha detto: Don Vincenzo è ambidestro, gioca bene con tutti e due i piedi. Ma era proprio così, anche quando giocavo a centrocampo con il pallone, riuscivo benissimo a smistare con il destro, riuscivo a centrare la porta con il sinistro. Quindi i gol li facevo di sinistra però. E allora, quindi sgombriamo il campo. Esiste la politica, Papa Francesco lo dice anche nella Fratelli Tutti, è una forma alta di carità, è una forma bella della società. Pensare di stare fuori dal flusso della società, a mio parere, non è proprio cristiano. Ovviamente non immischiarsi nelle beghe, ma quella non è politica. Le beghe paesane, quella non è politica. Però adesso mi fermo qui su questo. Per quanto riguarda il momento nazionale, io penso, contrariamente a tutto quello che si dice, che l'azione di Renzi è stata salutare, perché ha posto una domanda vera. Se noi siamo in un momento critico e soprattutto se noi stiamo pensando di anche organizzare il futuro con questi benedetti soldi che vengono dall'Europa, non può essere questo il metodo, cioè non può essere fra quattro amici di merenda a spartirsi la preda. Occorre che ci sia una classe politica che condivide gli obiettivi e ci fa una riflessione. Non discuto il metodo o altro, ma a mio parere anche il dibattito in Parlamento e al Senato ha evidenziato veramente il livello bassissimo degli interventi, eccetto quello di Renzi, eccetto qualche altro, adesso non mi metto a fare le classifiche, però riconosciuto anche da persone avverse a Renzi. Cioè, giusto per dire, la domanda posta è una domanda seria. Occorre chiaramente dare le risposte buone e in questo momento non bisogna fermarsi. Però se un governo è fermo da mesi è chiaro che forse conviene dargli una spinta, poi devono sapere loro. A livello regionale forse mi ha preso troppo sul serio il mio invito, datevi una mossa. Io avevo fatto in un'intervista alcuni giorni fa un appello alla politica dicendo: oh, politici lucani, datevi una mossa. E si sono dati una mossa, adesso bisognerà vedere, Certo, scherzando ovviamente, certo. bisognerà vedere in che direzione. Io penso questo, che quando si discute, e quando si discute anche animatamente, ma di problemi reali, è sempre un bene. Per cui io mi auguro che le dimissioni di Franco Cuparo, carissimo amico, possano rientrare subito per il bene che lui sa fare per la comunità. Io penso anche che la maggioranza attuale non va in crisi, però che ci sia una scossa e che anche questa sia un'occasione per guardare in faccia la realtà e semmai progettare anche qualcosa di più così efficace per la Basilicata non guasta. La quiete non è mai alleata con il bene. Il dialogo, la discussione intelligente e costruttiva. Allora quella serve. Ecco, in questo momento un po' di discussione a livello regionale, a livello nazionale, a mio parere non guasta. Ovviamente, intelligentemente, costruttivamente, in modo quasi profetico, guardando avanti e progettando. Eccellenza, sempre molto chiaro, grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato e a domenica prossima. Grazie ancora, a presto. Buona domenica a te e Grazie. agli amici e alle amiche che ci ascoltano. Grazie Ciao. eccellenza, grazie. Ciao.